ragazze, bentornati a questa nuova puntata. Beh, voglio cominciare con una domanda. Vi piacciono a voi i picchiaduro da sala giochi tipo Tekken, King of Fighters e molti altri? Ebbene, vedremo un titolo derivato proprio da questi e si tratta di questo Fatal Fury Special per il Mega CD, non per il Neo Geo. Ebbene, beh, godetevi la recensione, gente! Nel 1993 era arrivato in sala giochi un picchiaduro realizzato dalla SNK, non Playmore, Fatal Fury Special. Il gioco che vedremo qua è proprio questo, ma non la versione da cabinato, ma la versione pubblicata sul Mega CD nel 1995, e il risultato che vedremo è molto interessante. Questo titolo non presenta una storia, d'altronde non è neanche necessaria. È semplicemente un picchiaduro incontri. Noi dobbiamo prendere un personaggio qualunque della lista e picchiare i personaggi che ci troveremo davanti come avversari per un certo numero di livelli. Graficamente, la versione portata su Mega CD, bisogna dire che è stata realizzata abbastanza bene. Abbiamo certamente il limite dei 64 colori a schermo, ma sono stati tutti ben dosati e a volte danno l'impressione che ce ne siano di più. I personaggi sono tutti disegnati molto bene, anzi assomigliano abbastanza a quelli della versione originale da sala giochi. L'unica pecca forse sta un po' nelle animazioni, visto che il Mega CD non era molto veloce nei caricamenti e nei frame rate, le animazioni sono abbastanza lente, ma non è che a volte compromette tanto la giocabilità. Ma se chiudete un occhio sulla lentezza, potrà piacervi graficamente. Sul lato del sonoro invece abbiamo non molti effetti sonori che comunque sono ben integrati all'interno del contesto stesso del gioco, e abbiamo delle musiche di sottofondo che sono ben realizzate, sono adatte a ogni tipo di atmosfera e a ogni tipo di livello del gioco e fanno ognuno una bella figura e riescono ad essere un ottimo accompagnamento per ogni livello. Per quanto riguarda la giocabilità, Fatal Fury Special è un picchiaduro incontri, in stile Street Fighter 2 Champion Edition, certamente, ma qua presenta delle originalità. In questo gioco dobbiamo semplicemente utilizzare i personaggi che ci vengono proposti, che sono circa 16, e ognuno ha una propria nazionalità, una propria forza, una propria agilità e un proprio attacco e anche una propria difesa. Ci sono anche da sbloccare dei personaggi nascosti, certamente, ma non è che sono molti. Dovete tenere presente che questo gioco riprende molti aspetti di Fatal Fury 2, ma solo che ha qualcosa di diverso. Gli è stato implementato il sistema di colpi e le combo sono diventate molto più efficaci, e ogni personaggio ha una propria mossa speciale che purtroppo risulta essere abbastanza difficile da fare col pad del Mega Drive, perché a volte bisogna premere tanti tasti contemporaneamente e il pad Mega Drive non era perfetto per fare le mosse speciali e le combo. Ma se chiudete un occhio su questo aspetto, il gioco risulta essere abbastanza divertente e potete scegliere come volete il livello di difficoltà, dal più facile per i dilettanti al più difficile per gli esperti. Quindi, se non l'avete ancora
trovato Fatal Fury Special per il Mega CD, ve lo consiglio, se non avete ancora giocato le versioni per il Neo Geo, altrimenti potete lasciarlo perdere, perché tanto questo gioco risulta essere una valida alternativa, ma non sostituisce completamente la versione originale pubblicata sulla console SNK. Con questo è tutto, ci vediamo alla prossima recensione. Ciao!